One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Nel 1997 l'attrice Demi Moore, all'apice della sua popolarità cinematografica, decide di mettere in scena una storia che sotto certi aspetti ha anticipato i tempi: la questione del sessismo nell'ambito delle forze armate. In questa storia, coprodotta dalla stessa attrice, viene infatti raccontata la vicenda della prima donna arruolata nei Marine. Il film è Soldato Jane. Demi Moore affida la regia a un veterano come Ridley Scott, il quale si adopera per selezionare un cast molto vario che comprende Viggo Mortensen, qui nel ruolo dell'immancabile ufficiale istruttore che rende difficile la vita alle reclute, e poi ancora Anne Bancroft, Jim Caviezel, Morris Chestnut. La vicenda comincia con una commissione politica capeggiata da una senatrice che contempla per legge la possibilità che anche le donne possano entrare nei corpi speciali dell'esercito. La prima ad essere scelta è un'analista topografica, il tenente Jordan O'Neill della Marina americana. La donna entra nei Navy SEALs e affronta un percorso di addestramento della durata di 3 mesi, durante i quali viene sottoposta alle angherie dell'istruttore, e in questo caso entriamo a pieno diritto nel cliché. Bisogna ammettere che il training di questo corpo speciale dell'esercito è molto duro anche per gli uomini. In teoria non si farebbero distinzioni, se non fosse per il fatto che a questo tenente della Marina viene riservata un'attenzione diversa in quanto donna. Quindi, assegnazione di una camera singola e agevolazione rispetto ad alcuni esercizi. Questi fatti contribuiscono ad aumentare lo scetticismo nei suoi confronti e in generale nella scelta dell'introduzione di una donna in un contesto ipermaschile. Ma Jordan, che ha un nome maschile, ma che in quel contesto preferisce farsi chiamare Jane per ricordare a tutti la sua natura, decide di farsi beffe delle differenze di genere. Taglia a zero i suoi capelli e comincia una forma di riscossa per farsi accettare in un contesto così ostico. Possiamo anticiparvi che si tratta di una storia in cui in un paio di ore ci sono urla, vessazioni, rabbia, insomma, un coacervo di scene molto forti. Pensa mai a cosa potrebbe succedere se venisse catturata? Io penso quello che pensano gli uomini! Facciamo una prova pratica, così sa cosa aspettarsi. Oh sì, vuole anche che sanguini, questo può fare di me un soldato migliore! Non farà così male, non è il suo caso. Un film che in verità all'epoca non scaldò esattamente gli animi, riuscendo a superare il budget stanziato per la realizzazione soltanto grazie a una discreta accoglienza all'estero, ma che è stato rivalutato in anni recenti proprio per aver anticipato la tematica della differenza di genere. Nella realtà ci sono voluti altri 19 anni rispetto al film prima che alle donne fosse consentito di entrare nel corpo dei Navy SEAL. Il corpo militare ha aperto alle soldatesse solo dal 2016, ma il 99,99% delle donne che tenta di entrare nella divisione speciale alla fine decide di abbandonare il corso d'addestramento. Comunque, in questo film resta indelebile nella memoria collettiva il nuovo taglio di capelli di Demi Moore, la cui testa rasata le donava moltissimo visti i lineamenti, e anche una certa fisicità muscolare che la avvicinava al marito dei tempi, Bruce Willis. Soldato Jane è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 4 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché si vede una Rambo al femminile a cui non vengono fatti sconti nella sua preparazione. Buona visione!